Mi date l'opportunità e vi ringrazio di raccontarvi un po' di noi. Prima di tutto, il servizio base che tutti vedono è un servizio taxi, è un servizio di trasporto di persone che in realtà nel tempo si è evoluto perché siamo partiti nel 1971 con un telefono vero e proprio, e oggi abbiamo un centralino evoluto, un centralino elettronico collegato alle vetture che hanno tutte il sistema satellitare, quindi c'è la possibilità di telefonare piuttosto che di mandare un SMS, piuttosto che utilizzare l'app. Molte strutture turistiche hanno un sistema dedicato via web, quindi non devono telefonare perché usano un click del mouse. Oggi il taxi si può chiamare in molti modi. Il taxi deve essere visto anche come uno strumento non solo di trasporto, ma anche uno strumento sociale, perché a volte succede, purtroppo non in questo periodo, perché abbiamo dei limiti anche nel numero dei trasportati, però molto spesso succede quando si è in tanti in una vettura che per esempio può essere monovolume, si chiacchiera, ci si racconta, ci si diverte, si ascolta una canzone, si canta ed è anche un momento breve in un tragitto di stare assieme in modo diverso, quindi è anche un'esperienza divertente. Il taxi a volte viene utilizzato d'estate dai turisti perché non hanno desiderio di stare a prendere caldo in giro a piedi, allora salgono sul taxi e chiedono di farsi portare in giro per la città con l'aria condizionata, al fresco. Si fanno lasciare da una parte o dall'altra per fare quattro foto, poi risalgono. Quindi, comunque, diciamo che viene un po' trasformata la visione del taxi, che è meramente un mezzo di trasporto, in un'esperienza. Non parlo al passato, ma al presente. La stiamo vivendo in modo molto difficile. Siamo piombati dalla sera alla mattina, perché ricordo che era il 21 di febbraio, era venerdì grasso, dove c'erano i carri, la sfilata, era in corso la manifestazione fieristica Progetto Fuoco, quando si lavorava e insomma, bene o male, questa cosa era lontana. Il 24, quindi 3 giorni dopo, eravamo già nel pieno della ricerca sfrenata di mascherine e nel terrore di adesso cosa facciamo? Per non parlare poi della settimana successiva dove sono iniziate chiusure, divieti e quant'altro. Noi ci siamo trovati dalla sera alla mattina senza lavoro perché fondamentalmente con il divieto di uscire, con la città vuota, i trasporti fermi, l'aeroporto chiuso, tutte le fiere sospese, è chiaro che noi ci siamo trovati senza niente da fare. Abbiamo iniziato ad allungare i periodi di riposo, ad accorciare le giornate di lavoro, a contingentare le macchine, però capisce anche lei che siamo arrivati veramente a un minimo storico mai toccato. Un turno intero con una, forse due corse, cioè stiamo parlando di una giornata di 12 ore di lavoro, portando a casa una, massimo due corse. E devo dire che dal punto di vista psicologico è stressante, è snervante, veramente. Ancora oggi ci troviamo con tutta una serie di riaperture, per fortuna, però con assenza di fiere, di concerti, di turisti, con molte strutture turistiche chiuse e il lago di Garda ancora fermo, per cui chiaramente ne soffriamo anche noi, come tutto l'indotto turistico. Abbiamo cercato di darci da fare in questo periodo perché comunque tramite l'aiuto, il sostegno del comune, abbiamo offerto la nostra possibilità ad alcuni supermercati, ad alcuni negozi di trasportare la spesa nei periodi in cui la gente non poteva uscire di casa, trasportare la spesa a domicilio. Abbiamo offerto qualsiasi tipo di trasporto necessario per la situazione, però capisce anche lei, non è sufficiente. Addirittura quasi tutti i tassisti si sono volontariamente fatti fare il tampone proprio per dare sicurezza al cliente, per dirgli guarda che noi ci siamo fatti fare il tampone e siamo sani, quindi puoi utilizzare il nostro servizio di trasporto serenamente.
tenendo presente che le vetture sono sanificate praticamente ogni minuto, perché quando un cliente scende abbiamo già in mano il detergente, la spugna per ripulire il luogo in cui si è seduto, piuttosto che la maniglia, piuttosto che la portiera, per cui sapete che noi indossiamo le mascherine, che abbiamo i guanti, per cui fondamentalmente il taxi è un ambiente sicuro. Molti di noi hanno installato anche un divisorio trasparente in plexiglass o comunque in materiale semirigido nell'abitacolo tra la parte posteriore e la parte anteriore per evitare passaggio di batteri. Per cui insomma ce l'abbiamo veramente messa tutta, lo stiamo facendo ancora oggi. Stiamo soffrendo, chiaramente, stiamo soffrendo la situazione. Diciamo che in questo momento siamo ancora in fase di discussione, perché intanto bisognerà pensare a come faranno le persone a spostarsi quando riprenderanno le scuole, quando ci sarà una ripresa maggiore del lavoro, quando riapriranno le aziende. Non dimentichiamo che oggi molte aziende sono aperte, ma i dipendenti lavorano in smart working, quindi sono a casa. Non ci sono, non arrivano in stazione, non girano, ma prima o poi ricominceranno. Bisognerà chiedersi anche come faranno, visto che in questo momento i trasporti pubblici, anche i trasporti pubblici hanno problemi di limitazione all'interno dell'abitacolo. Anche se un veicolo è immatricolato per molti posti, i posti in questo momento sono ridotti. Quindi anche lì bisognerebbe pensare ad un'eventuale integrazione. Poi, ripeto, come per quanto riguarda il trasporto della spesa, che è stato, diciamo, un passaggio, un frangente del periodo più critico, adesso non lo è più chiaramente perché le persone oggi sono libere di andarsi a fare la spesa senza problemi e tutti possono uscire di casa, quindi è stato solo nel periodo dell'emergenza, però fondamentalmente ci dovremo chiedere prossimamente quanti e quali altri servizi non saranno accessibili e quali e quanti potremo andare a integrare noi con il taxi. È chiaro che questa è un'operazione che dobbiamo fare assieme alla pubblica amministrazione e insieme magari ad altre grandi aziende che in questo momento si trovano ad avere necessità di un servizio di trasporto o comunque di un servizio alternativo che può essere il nostro. Per quanto è stato possibile, ci sono venuti incontro, sto parlando della politica veronese, sia per quanto riguarda appunto, come dicevo, la possibilità di trasportare generi alimentari, sia per quanto riguarda la flessibilità nella disposizione dei turni, perché chiaramente dovendo contingentare le auto, dovendo ridurre i turni di lavoro e aumentare i riposi, la pubblica amministrazione, la politica ci sono venuti incontro perché hanno capito il momento di emergenza, hanno capito che tutti questi taxi non potevano stare in giro per la città senza avere niente da fare, c'era bisogno di evitare l'assembramento, di evitare di avere troppi veicoli sui posteggi a far niente, oltre al fatto che non aveva neanche senso, quindi l'hanno compreso e ci sono venuti incontro. Penso che in questo momento la politica veronese abbia sicuramente tanti problemi legati appunto alla circolazione, alla probabile futura ripresa delle scuole in settembre, piuttosto che plate attici per i locali, quindi tanti problemi da seguire. È chiaro che sul tavolo ci saranno anche problemi e argomenti legati al servizio di trasporto e qui entriamo anche noi. Perché purtroppo in questo momento, e speriamo che ci sia una ripresa prossimamente con un po' di turismo estivo, comunque noi siamo ancora fermi. Questo è un problema non da poco, anche perché il servizio è tarato su un quantitativo di clienti provenienti dalla città, ma anche dalle manifestazioni. È chiaro che in questo momento siamo sovradimensionati rispetto alla necessità. Ci auguriamo che sia una condizione temporanea e che finisca quanto prima. Radio Taxi in questi mesi si è data da fare perché ha procurato mascherine, gel, guanti, ha cercato comunque di andare incontro alle esigenze e alle richieste, perché poi è chiaro che la nostra è una struttura
abbastanza complessa. Tenga presente che noi abbiamo quasi 200 tassisti con noi, quindi provi a immaginare tutte le richieste che possono essere arrivate dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista pratico, tecnico. Chi doveva cambiare l'auto e non sapeva come fare con la motorizzazione chiusa, cioè tutte le richieste possibili e immaginabili le abbiamo filtrate, elaborate e abbiamo dato assistenza. Quindi, dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnico, Radio Taxi è una struttura che, fortunatamente, essendo una struttura cooperativa, ha come principio, come base, la cooperatività, la cooperazione. Quindi dobbiamo aiutarci, no? Dobbiamo essere comunque, in ogni caso, prima di tutto, attenti alle esigenze della nostra famiglia professionale.